Negli ultimi 10 anni posso dire di aver creato centinaia di video lezioni per diversi corsi online. Alcuni erano creati da me, altri sono stati creati da autori selezionati. In ogni caso, posso dire con la massima tranquillità di aver capito qual è la ricetta segreta per far funzionare un corso online, cioè per fare in modo che venda. Nello specifico andiamo a scoprire 3 errori da non fare mai se vuoi che il tuo corso online venda davvero e sia un vero successo. Il primo errore è metterci dentro troppa roba. Le persone non hanno bisogno di più informazioni, hanno bisogno del numero di informazioni sufficiente per iniziare a mettere in pratica quello che stanno imparando. L'ultima cosa che vuoi è che il tuo corso diventi l'ennesimo elemento da aggiungere alla libreria, alla collezione digitale di qualcuno o per collezionare appunto un po' di polvere digitale. Abbiamo già parlato di questo aspetto specifico in più di una puntata di Impact Girl dedicata al copywriting e naturalmente se sei parte di Biz Academy Club all'interno di tutti i training avanzati sul copy che proponiamo. Ma lo ripeto perché è importante. Non compriamo mai un prodotto in sé per sé, compriamo sempre la trasformazione che arriva da quel prodotto. E la trasformazione avviene quando riusciamo a guidare il nostro cliente da un punto A ad un punto B nel modo più semplice ed efficace possibile. Quindi chiediti, quali sono gli step che possono aiutare il mio potenziale cliente a passare dal punto A, dove si trova adesso, al punto B, dove vorrebbe arrivare, nel modo più efficace. Qualunque cosa sia in più, parcheggiala, ti servirà per altro, ma non per quel corso online. Il secondo errore è particolarmente legato al primo e consiste nel non utilizzare un modello di riferimento per il percorso che tu vuoi proporre a chi si troverà a consumare le informazioni che metti all'interno del tuo corso. Un modello, una mappa di riferimento che vada a strutturare il percorso, il viaggio che stai proponendo in step precisi, facilita moltissimo la vita di uno studente e aumenta le probabilità che riesca effettivamente a vivere quella trasformazione di cui abbiamo parlato, a passare dal punto A al punto B, perché effettivamente mette in pratica e riesce a mettere in pratica con più facilità quello che proponi. Puoi utilizzare modelli o mappe, chiamiamole così, per qualunque cosa, per i tuoi libri, per le tue membership online, addirittura per fare dei meeting con il tuo team. Ti faccio qualche esempio. Nel mio libro Insicure di successo ho sviluppato un viaggio che si sviluppa attraverso 3 step principali, che sono lo step della percezione, lo step della azione e lo step del processo. Ovviamente tutto in relazione al tema che viene affrontato, cioè quello delle insicurezze. Ma anche quando entri all'interno di Biz Academy Club, la membership italiana dedicata alle imprenditrici che vogliono far crescere la propria attività online, tu hai accesso immediatamente, prima di tutti i training avanzati, a 12 collezioni propedeutiche, 12 collezioni propedeutiche che nascono con l'intenzione di darti le basi fondamentali per poi poter usufruire di tutto il resto. Questo aspetto, questo modello di riferimento è importantissimo sia per facilitare appunto l'utilizzo del materiale che tu metti a disposizione, ma anche per permettere al tuo cliente ideale di ricordarlo. Quando tu leggi un libro, ovviamente un libro che si presta a questa tipologia di impostazione, perché se parliamo di un romanzo parliamo di tutt'altra cosa, ma un libro che trasmette delle informazioni tecniche, delle informazioni strategiche relativamente ad una nicchia specifica, se segue un percorso preciso che viene proprio scomposto in pietre miliari e che si possono poi riassumere appunto in una mappa, diventa anche memorabile. Cioè diventa un modello che si può ricordare molto più facilmente. Il terzo errore che vedo fare più spesso con i corsi online è quello di risolvere troppi problemi tutti insieme, specialmente quando cominciamo e vogliamo farci conoscere nella nostra nicchia, vogliamo acquisire autorevolezza nella nostra nicchia, abbiamo bisogno di partire da un problema specifico, un problema nicchia. Dobbiamo guadagnarci la fiducia del nostro cliente ideale, aiutandolo a risolvere un problema specifico che ci renderà più facili da trovare per il nostro cliente ideale e ci renderà anche più facilmente riconoscibili nel momento in cui risolviamo una cosa e non 500.000, ok? Quindi quello che ti invito a fare è
fare una ricerca di quali sono le sfide effettivamente, che i problemi principali che stanno affrontando i tuoi clienti ideali, quindi nella tua nicchia di mercato, nella nicchia che hai scelto come riferimento, e andare micro, risolverne uno specifico in cui sai di essere particolarmente forte e competente. Sia chiara una cosa, non ti sto invitando ad abbassare la qualità di quello che proponi, assolutamente no. Il fatto di risolvere un problema soltanto significa aumentare la qualità di quello che proponi, perché significa che ti puoi far trovare dal tuo cliente ideale più rapidamente per risolvere un problema che, essendo uno soltanto, presumibilmente può essere risolto anche più rapidamente, che consente quindi poi al tuo cliente ideale di sceglierti per qualcosa di più completo. Ad esempio, entrando nel concreto, nel mondo di Biz Academy abbiamo Copy Workshop. Copy Workshop è un workshop interattivo stupendo che dura quasi 3 ore, che è dedicato proprio alla stesura di una pagina di vendita nello specifico. Quindi avrei potuto fare un super corso di copywriting che ha dentro tutto, e in realtà in buona parte c'è già. Se tu entri a Biz Academy Club hai accesso a delle risorse pazzesche avanzate sul copy, probabilmente ne nascerà qualche altro, diciamo così, di corso più onnicomprensivo da parte del mondo Biz, ma di fatto Copy Workshop ci è servito per capire innanzitutto se effettivamente quello era un problema reale, che effettivamente, o meglio, sapevamo che era un problema reale, ma ci ha permesso di capire se effettivamente c'era la risposta che desideravamo e se da quella risposta poteva nascere la richiesta di qualcosa di più ampio. Se hai già un corso particolarmente ampio che hai creato, e magari un corso per il quale sei già conosciuta, quello che puoi fare è aumentare la tua suite di prodotti estrapolando dei mini corsi, o anche solo uno o due mini corsi che in qualche modo riguardano un aspetto specifico di quel corso, che deve essere completo e deve essere ovviamente di alta qualità, ma deve risolvere un problema soltanto, e il tuo corso più ampio può diventare un upsell molto strategica a questi mini corsi, che puoi utilizzare invece come entry level, quindi come qualcosa che ti aiuta a farti conoscere da un traffico ulteriormente un traffico più grande, un audience ancora nuova e sempre diversa. Quindi eccoli qui, 3 errori da evitare assolutamente quando lavori alla creazione e al lancio del tuo prodotto digitale, se vuoi che sia un vero successo. Questo è tutto per la puntata di Impact Girl di oggi, spero che ti sia stata utile, e ti ricordo che se creare un corso digitale è parte dei tuoi piani e sei pronta a scendere in campo evitando molti dei pasticci che la prima volta ho fatto io, allora porta le tue dolci chapettes sul link che trovi in descrizione sotto al video YouTube di questa puntata e accedi subito a Digital Revolution Kit, il primo corso online per lanciare il tuo corso digitale in 6 settimane o meno. Questo è tutto per la puntata di oggi. Se ti è stata utile, condividila con altre imprenditrici. E se cerchi altre risorse pratiche per far crescere la tua attività, vola al sito biz-academy.it/podcast e iscriviti per ricevere spunti pratici per far crescere il tuo business, che condivido solo via mail. Fino alla prossima puntata, metticela tutta e ricorda che qui facciamo sempre il tifo per te. Io sono Cecilia Sardeo e questo è Impact Girl.